farlo con un Pokémon? Non ci ho mai pensato. Oddio, certamente non scegliere Pikachu, perché non mi vorrei trovare, cioè, fase pietosa, proprio in uno stato pietoso di elettricità. Pikachu no, non perché non mi, anzi, è tenero, però, insomma, non si sa mai con l'elettricità. No, 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 no. Charmander qua col codino, col fuoco, mi preoccupa molto. Bulbasaur, pur tu, non è che sei molto tranquillo con questo carciofo piantato sulla. No, non è un carciofo, è una pianta piantata sulla schiena, potresti chissà che cosa mi puoi fare, no? Ah, ve le immaginate? Gilda Fashion, scelgo te! E io? Baci Fashion, baci Fashion, baci Fashion! Ah, scusate, ormai. Ma che ci mettono qui? Tutti i Pokémon sono frizzantini. Frizzantini. Tutti i Pokémon sono cicciottino, cicciottino. Tutti pelosini ci faranno la ceretta. E ciao a tutti ragazzi! Vi è piaciuta la fotocopertina? Sì, perché Pikachu mi ha praticamente ridotto i capelli in una maniera assurda. Va bene, io sono Gilda Fashion, in questo video recensione, sì, avete capito bene ragazzi, guardate che meraviglia, io non sono un amante dei Pokémon, in realtà non li vedo da una vita, però mi è sempre piaciuto giocarci, sapete quel giochino per acchiappare i Pokémon, ci fu praticamente, credo, la moda, il boom di Pokémon Go, quante risate, però sono passati già anni. Mi sa che non va più tanto di moda quel gioco lì. Comunque, qui abbiamo delle lattine, ragazzi, che io ho preso dal negozio Zafar. Esattamente si chiama Al Zafar Trading SRL. Io li ho presi da Bari, quindi. Le si trova su Corso Italia 3. Sì, via Corso Italia 3, praticamente dove c'è la stazione in Piazza Aldo Moro. Andateci, fateci un salto perché sono bravissimi e hanno veramente tutte queste cose eccezionali. Infatti, da loro ho preso tutte queste belle chicche. Qui abbiamo Pikachu, qui abbiamo Bulbasaur, qui Charmander, qui Snorlax, qui Jigglypuff e qui Digito. L'ho letto prima, ma mi sono già dimenticata. Questo qui penso sia uno dei più nuovi, ragazzi. Che carino! Siete curiosi? Vi invito gentilmente ad iscrivervi al mio canale e pigiare sul tasto della Pikachu! Scusate, era una frana. Non sono per niente una chiami manga, queste cose qui, quindi. Però dicevo che mi piacciono le confezioni. Vabbè, non me ne intendo, avete già capito che sono una frana. Ormai la mia dignità è da poco è andata via. Allora, seguitemi semplicemente perché penso di essere simpatica. Seguitemi se mi trovate divertente. E. Nulla, lasciatemi un like di supporto, commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Ma adesso iniziamo! Tutti i Pokémon sono frizzantini e frizzantini. Viva i Pokémon, sempre più frizzanti, magici! E scappate! No, vabbè, frizzantini. Cioè, tutti i Pokémon sono frizzantini. Frizzantini lo sono. Tutti i Pokémon sono cicciottino, cicciottino, tutti pelosini ci faranno la ceretta. Ragazzi, allora, mi sono messa comoda. Allora, cercavo di ricordarmi la canzone. Allora, bene, io direi, ho preso un bicchiere. Io adesso voglio vedere, come faccio sempre, voi lo sapete. Avete messo mi piace? Vi siete iscritti? Bene, proseguiamo. Pikachu! Allora, oddio. Perché sembra sempre incazzato quando dice Pikachu? Allora, adesso noi andiamo ad assaggiare tutte queste bevande e daremo un voto per l'olfatto, il gusto, il colore, come faccio sempre. E alla fine metterò dal primo all'ultimo posto. Buona parola. So sei. Da quale iniziamo, ragazzi? Iniziamo da quello rosa? Sì, dai, il mio colore preferito. Jigglypuff. Non so chi sei, però mi piaci. Mi piaci. E bene. C'è scritto Peashis, sarà la pesca, ho capito. Diciamo che c'è il disegnino di una pesca, che più che una pesca, vabbè, lasciamo stare. Allora, io inizierei da questo. Va bene, poi vedete, ho anche gli occhi color verde acqua. Verde come i miei, sì, adoro, adoro, adoro. Somigliamo! Va bene. Allora, io li metterei così perché sennò devo farmi un po' di spazio, ragazzi. Allora. Va bene. Ok. Apriamo questa qui. Uno, due.
Oddio, che bello. Vediamo l'odore. Dà di albicocca o di pesca. Vediamo il colore. Ah, qui c'è scritto acqua. Water, water. Vabbè, insomma, c'è scritto acqua, acqua al gusto di. Ho capito. Ovviamente approfitto per salutare il proprietario, tutti i proprietari del negozio Zafar. Vi mando bacioni fashion. Adoro sempre le vostre cose particolari. Ripasserò, ripasserò. Ora devo prima fare tutti i video delle cose che ho già preso. Vediamo com'è. Buona. Abbastanza frizzante, però ecco, è quel frizzantino che non rimane in gola. Una volta che voi bevete, in un attimo, quel frizzante, diciamo, svanisce. Quindi non vi preoccupate, non mi darà fastidio in gola. È soltanto una, diciamo, al momento sentirete il frizzantino, molto frizzantino. Poi svanisce, lasciandovi solamente in gola il gusto della bibita. Buona. Un bel 6, sì, 6. Quindi un bel 6 per questa lattina qui. Procediamo. Io voglio assaggiare questa qui. Ah, ecco. Questa sembra una mia. Ah, pera. Sarà la pera. La pera è il gusto che in realtà non mi piace tanto a livello di bevande, succhi, di frutta, queste cose qui. Però il frutto in sé mi piace. Però può essere che questa mi piaccia. Questa qua e questa qui di. Non mi ricordo il nome. Andiamo subito ad assaggiarla. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alla fine do dei voti completi per l'olfatto, il gusto e tutto. Io adesso do un voto veloce. La pera si sente rispetto a quella lì rosa che la pesca non si sente molto da un punto di vista olfattivo. Qui invece si sente. Penso che siano tutti trasparenti, ragazzi. Anche questa, vedete? Andiamo. È buona, la pera si sente. Però ricorda molto. Ricorda, sapete cosa ricorda? La pera è molto dolce. Ricorda quasi quelle caramelle con il retrogusto di caramello. Sì. Se avete un palato, diciamo, molto fine, che lo sapete, diciamo, cogliere, si sente quasi un retrogusto leggero di caramello che arriva dopo. Buona, mi piace di più questa che quella rosa, devo essere sincera. Quindi io darei un bel 7 a questa qui. Un bel 7. 7 per questa qui. Adesso passiamo. Questa qui, dai. Snorlax, si chiama così, vero? Ah, vedete, qui c'è il disegnino. Quindi a tutte sta il disegno per farvi capire che frutto è. Questa è, infatti, così che sto capendo. Con il segno dei gesti, no, bugia. Non sono così stupida. Allora, questi è all'uva, ragazzi, perché c'è proprio il disegno del grappolo d'uva, vedete? A me l'uva piace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tutti i Pokémon sono frizzantini. Vedete che sono frizzantini? Vediamo un po'. Mamma mia. Più che uva si sente un gusto. Cioè, da un punto di vista olfattivo, sempre molto il dolce si sente. Vediamo. Per adesso i più dolci, cioè il meno dolce. Per ora, ragazzi, il meno dolce tra i tre è quello rosa. Il meno dolce. Vediamo questo qui all'uva di Snorlax. L'uva si sente, ma non l'uva l'uva, cioè si sente quasi quel sapore che vi dissi anche l'altra volta per qualcos'altro. Che più che uva, dà di tipo Big Bubble oppure sì, come la Fanta all'uva. Avete presente la Fanta all'uva? Siamo lì. Che dà tipo di chupa chups alla ciliegia. Più che uva, dà tipo chupa chups alla ciliegia. Oh sì, Big Bubble. Come la Fanta all'uva, quello è il gusto. Molto profumato. Uguale. La Fanta all'uva, questa è la stessa cosa.
Ok. Personalmente preferisco in questo caso quella rosa. Quindi se ho dato, non mi va di dare 5 e mezzo. Perché comunque, cioè, non è brutta. Quindi io direi Bulbasaur lo passiamo al 6. Quella rosa, diciamo, la passiamo a 6 e mezzo. E quella gialla la passiamo a 7. Cioè, 7 era, 7 rimane. Adesso io proverei Charmander, questa qui è arancione, immagino che sia arancia infatti, orange. Adoro. Rimanete sintonizzati sul mio canale perché questa settimana sarà piena di chicche particolari, novità viste in TV, quindi rimanete sintonizzati. Io vi ho avvertito, ragazzi. Voi non sapete a che cosa potreste andare incontro. Oh sì, Charmander, mi ti farei. Oddio, come farlo con un Pokémon? Non ci ho mai pensato. Oddio. Certamente non sceglierei Pikachu. Perché non mi vorrei trovare. Cioè. Fase pietosa. Proprio in uno stato pietoso di elettricità. Quale Pokémon voi sceglieste tra questi? E se non, se c'è tra questi? Se no, basta che me lo scrivete sotto nei commenti. Vado a cercare il nome su Google e vedo l'immagine. Pikachu no. Non perché non mi. Anzi, è tenero, però. Insomma. Non si sa mai. Con l'elettricità. No, 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 no. Charmander qua col codino, con il fuoco, mi preoccupa molto. Bulbasaur, pur tu, non è che sei molto tranquillo con questo carciofo piantato sulla. No, non è un carciofo, è una pianta piantata sulla schiena. Potresti chissà che cosa mi puoi fare, no? Forse quello più tranquillo. Snorlax, dove lo metti? Oddio, però questo non lo vedo molto scattante. È un po' cicciottello. Questa è una femminuccia, non è il mio caso. No, è maschio. Ah, sembrava femmina. Ah, ok, solo perché rossa non significa che sia femmina, giusto? E forse è questa, dai. Oh, il rosa è sempre del mio destino. Rosa, il batuffolino rosa. Questo lo vedo un po' troppo statico, un po' troppo fermo, incastrato nell'uovo. No, no, questo è un tipo di Pokémon che per me tende a incastrare. Vedete già l'uovo. Io direi proprio sì, Jigglypuff sceglierei come mio compagno. Va bene, ragazzi. E io non sono manco molto alta, quindi diciamo. So che non c'è troncavolo con quello che è con il video, però era per ridere. Qua, ormai la mia dignità è andata proprio a farsi friggere. Allora, arancio, oddio. Per me questo è il più buono fino ad ora. L'arancia si sente da un punto di vista olfattivo. Abbiamo capito che di colore qua non c'è niente. Infatti, avrei dovuto capirlo già da prima perché c'è scritto sempre water, insomma l'acqua. Quindi color acqua, tipo gazzosa, all'aroma di. Tipo l'acqua Sant'Anna all'aroma di. Però non liscia, quindi è frizzante. Quindi acqua frizzante all'aroma di. Sto già digerendo. Eh certo, ne ho già bevute tre. Vediamo. Buona. Questa è buonissima proprio. Già ve lo posso dire. 8 come minimo. 8, 8, 8 e mezzo. Per poterlo dire, ho bisogno anche di vedere le altre, perché non è che poi esiste il numero 11. Casomai queste arriviamo, con queste arriviamo a 9, a 10, non lo so. 8 mi sento di dare per adesso. Questa è la più buona perché una bevanda all'arancia, quindi che può piacere a tutti. Non ha gusti profumati, strani, di caramelle. Buona. Charmander approvato con un bel 8. Bene, adesso Pikachu alla fine. Penso sarà limone o banana o non lo so. No, qua non c'è scritto. Sarà soda forse. La mela, oddio, Bulbasaur alla mela. Siccome anche la Monster alla mela mi è piaciuta, ecco perché ho dato 8 qui. Perché non vorrei che la mela, perché a me piace molto la mela, superasse l'arancia. Comunque andiamo. Io penso che la mela e l'arancia saranno i migliori. Comunque, le migliori. 1, 2, 3. Tutti i Pokémon sono differenti. Tutti belli, belli attivi, belli carini. Allora, la mela si sente, raga, come l'arancia si sentiva subito. Quelli che si sentono di più già da un punto di vista olfattivo, già da lontano, per ora, sono questi ultimi due, ovvero Charmander, aranciata, diciamo, orange. E Bulbasaur la mela. Cos'era questo qui giallo? Alla pira, sì. Allora beviamo. Oddio. Ha un retrogusto amarognolo.
come se prendessi il torsolo della mela e iniziassi a sgranocchiarmelo. Lo so, ho un modo strano di definire le cose, però penso di riuscire a farmi capire bene così. Solo osando ci si può far capire di più. Do un altro sorso e vi dico. Allora, arriva un dolce e un amaro insieme. Allora, la dolcezza, essendo forse, non lo so, penso che sia leggermente più dolce di quello giallo qui alla pera. Quindi penso che la mela in realtà possa essere un buon gusto di pera. Perché la mela, non so perché, in questo caso la mela sembra pera. Cioè, è il gusto che la pera avrebbe dovuto avere, no? Cioè, la pera ha un gusto simile alla pera. E invece la mela ha una dolcezza che sembra quasi pera, cioè è buona comunque come mela, dolce, però arriva con retrogusto amarognolo. Sinceramente, vi dico la verità, continuo a preferire l'arancia di Charmander, che metto sempre 8, e devo essere sincera, questo rimane quindi in testa, però tra questi due preferisco Bulbasaur, quindi la mela. Io direi, se questo è 8, 7. Invece, questo qui facciamo. No, non posso. 8 e mezzo con l'arancia. 8 e mezzo l'arancia, ragazzi. 8, allora facciamo Bulbasaur. 7 e mezzo quello giallo, 7 quello rosa e 6 Snorlax. Dopo ve li dico meglio, ovviamente. Me li ripeto. Andiamo con Pikachu, qui non c'è scritto il gusto, penso che è una gazzosa, però a me la gazzosa, cioè non si può, non posso darvi un giudizio nell'insieme perché non ha gusto, quindi 1, 2, 3. Pikachu, non è che adesso mi ritrovi i capelli tutti fiammanti, ok. Vediamo, più che fiammanti elettrizzati. Vediamo. È una gazzosa. Appunto, c'era un'altra lattina di Pikachu, però anziché così, con il disegno solo della faccia in grande, forse quello aveva un gusto. Per me se era un gusto era banano o limone sicuro. O mango, non lo so, non credo, boh. Però mi ha colpito più questo disegnino, come stava, perché qua si vedeva tutto completo lui col suo bellissimo corpicino. Con le guanciottine rosse, però anche con la codina. È una gazzosa dolce. Avete presente la Sprite? Ecco, più che gazzosa, la Sprite. Cosa sono questi rumori? Le bollicine dentro di me. Ormai sto frizzando anch'io. Beh, ci credo, dopo 6 lattine. Non dico che le ho bevute tutte, però. Allora, mi piace un sacco, però vediamo un po'. Preferisco questa certamente rispetto. Riassaggio un attimo. Quella è la fine. Questa è sicuro che supera Snorlax, però voglio vedere. No, dopo il dolce se assaggiate quella rosa. No, vediamo questa. Peggio ancora. Ok, allora mi sono fatta un'idea. Mi sono fatta un'idea. Prima vi ho detto nel dettaglio gusto per gusto, ora non mi ricordo a ridirli tutti, vi dico semplicemente la classifica. Allora, primo posto, io ve lo straconsiglio, Charmander, un'aranciata praticamente, con un bel 8,5. A questo punto anche 9, però ormai ho detto 8,5, diciamo 8,5. Secondo posto, alla mela, Bulbasaur, quindi un bel 8. 7 e mezzo se lo piglia. 7 e mezzo se lo piglia. Pikachu. Perché preferisco questa in questo caso. Quindi la metto al terzo posto rispetto a quelle che rimangono. Poi questa gialla, che sarebbe alla pera.
Quindi al quarto posto, al quinto posto, quindi il penultimo, questa rosa. Ah, scusate, quindi 8,5, 8, 7,5, 7, 6,5 questa qui, rosa che sarebbe alla pesca, e 6, diciamo, Snorlax all'uva. Allora, in poche parole io vi straconsiglio queste tre: l'arancia, la mela. E la gazzosa, che sembra che in realtà è la Sprite perché è dolce. Per questo video è tutto, ragazzi. Spero di avervi soddisfatto, di avervi dato delle delucidazioni in più. Ovviamente le lattine per i collezionisti veri sarà anche un modo per poterle collezionare. Io vi ricordo che da Zafar, in via Corso Italia, piazza Aldo Moro, stazione Bari, quindi esattamente il negozio si chiama Al Zafar Trading SRL, però Zafar c'è scritto in grande proprio, sull'insegna del negozio lo riconoscerete subito. Potrete trovarle al prezzo di 3,50 euro l'una. Considerate una cosa: è vero che le pagate 3,50 euro l'una, però considerate che la lattina vi rimane e per i collezionisti penso che sia qualcosa di bellissimo. Considerate che ci sono altre cose che con quel prezzo e alla fine non vi rimane nulla. Invece, vi rimane la lattina e soprattutto con gli amanti di manga, dei Pokémon proprio. E in più considerate che comunque non si trovano dappertutto. Andate da Zafar se siete di Bari. Io adoro Zafar e colgo l'occasione per salutarvi tutti quanti voi che lavorate da Zafar. Andate da lui, mi raccomando, queste lattine di Pokémon costano esattamente 3,50 euro l'una. Sono da collezione, conservatevi anche la lattina. E vi ricordo che quelle che io vi straconsiglio, vi consiglio di provarle tutte comunque, perché ogni persona ha gusti diversi. Però in linea di massima, diciamo generale, i tre gusti principali che vi consiglio sono aranciata al primo posto, mela al secondo posto e gazzosa, che sembra più spray perché è dolce, ripeto, al terzo posto. Terzo perché è semplice, non ha gusto. Il colore è praticamente quello dell'acqua. Avete presente l'acqua Sant'Anna? Però un'acqua frizzante, al gusto di. Se questo video vi ha soddisfatto, ripeto, vi ricordo gentilmente e calorosamente di iscrivervi al mio canale, pigiare sul tasto della campanellina dei Pikachu, Pikachu! E gli altri versi non li so, mi dispiace. Lasciatemi un like di supporto. Un commento se volete che vi saluti nel video domenica prossima. Mi raccomando, fatemi sapere, rispondetemi sotto nei commenti chi ha visto il video prima, fino a quel punto sapete che domanda vi ho fatto. E già che ci siete, ditemi anche qual è il vostro Pokémon preferito tra questi, oppure qual è il colore che vi attira di più, ogni è rosa, però come gusto questo qui. E io vi mando un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion. Tutti i Pokémon sono differenti, tutti frizzantini, tanto bellini, tanto sensualini, tanto pelosini, tanto cicciottini, viva i Pokémon! E se facessero un Pokémon con la mia faccia? Oddio, il Pokémon Gilda Fashion. Vediamo quale sarebbe l'attacco che potrei dare io. Ah, ve lo immaginate? Gilda Fashion, scelgo te! E io? Baci fashion, baci fashion, baci fashion! Baci fashion! Ah, scusate, ormai. Ma che ci metto?